Buonasera a tutti voi, nuova buonasera dei nostri Talk for Energy, un format direi di un certo successo oramai, diciamo che noi stiamo replicando, mi pare che siamo al quinto appuntamento di una lunga serie di eventi che ancora ci saranno, in cui discutiamo di tutti quanti i vari aspetti legati al mondo dell'energia e naturalmente alla transizione energetica, diciamo, di cui parliamo ogni giorno di più, sperando che poi alle parole facciano seguito dei fatti, diciamo, significativi, ma questi li vedremo. Stasera discutiamo di un tema
significativo, importante, specifico anche. Già il titolo di per sé abbastanza è carino, metano liquido frizzante, il titolo è frizzante di suo, diciamo. Si discute quindi di gas naturale, di tutte quante le prospettive che si aprono per questa fonte energetica essenziale e che diciamo per tanti aspetti, anche proprio relativi ai trasporti e quindi quelli relativi alla logistica, alla distribuzione e così via, è un, come dire, un fattore cruciale di questa transizione energetica. Che tutti quanti appunto abbiamo nella testa e dovremo vedere per bene mettersi in pratica. I nostri ospiti stasera sono Fabio Nardone, che è responsabile dello sviluppo di Forest Engineering, Buonasera a Davide tutti. Sbe, che è presidente e amministratore delegato di Gas Plus, e Massimo Nicolazzi, che è docente di economia delle risorse energetiche a Torino. Come la svolgeremo questa? La discussione avrà il solito svolgimento, nel senso che noi avremo le tre introduzioni, poi chi di voi vorrà farà domande in chat che io girerò ai nostri ospiti per un secondo giro. Dopodiché concluderemo entro un'ora, perché non andiamo oltre l'ora e la riuscita, il successo di questo format sta nel fatto che appunto le nostre discussioni sono molto, molto cogenti, più stringenti, e dopo un'ora tutti quanti torniamo a fare le nostre cose. Mi pare di aver detto l'essenziale, come sempre vedo che siete in tanti, diciamo, a seguirci e questo mi fa piacere. Le introduzioni terranno conto appunto di questa tempistica, quindi ho chiesto a ognuno dei nostri ospiti di stare dentro i 10 minuti o giù di lì, e a questo punto l'altra cosa, diciamo, potevamo scegliere due strade, quella di andare, come dire, dal generale al particolare o dal particolare al generale. Ci dicevamo prima con Massimo Nicolazzi, abbiamo scelto una strada post-hegeliana, diciamo così, e quindi partiamo dal particolare, e cioè dall'affrontare la questione metano nella sua, diciamo, in maniera stringente, per poi allargarci e quindi arrivare ai voli pindarici di Massimo. Mentre cominciamo, diciamo, dalle slide che ci presenta Fabio Nardone, a cui do subito la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Queste slide sono di supporto per trattare un po' il tema del metano nelle sue forme liquide o compresse, quindi liquido frizzante, sintetiche o biologiche, e definendo qual è il ruolo di questa importante molecola all'interno della transizione energetica. Se andiamo avanti, vi presento anche la scaletta, gli argomenti trattati, che saranno appunto il problema ambientale, soprattutto nel settore dei trasporti, la soluzione offerta dal metano, come questa si iscrive nell'economia circolare, cosa fa l'impiantistica e quali tecnologie adotta per generare il metano e qual è alla fine la catena del valore che coinvolge un po' tutti gli stakeholder presenti. Andando avanti, passiamo al primo aspetto, quello un po' più cogente che investe un po' tutti i cittadini. Abbiamo tutti un po' familiarità con l'immagine che è in alto a sinistra del riquadro, dove vediamo quella che era la distribuzione del biossido di azoto in Italia prima e post-Covid. Quindi è evidente come, diciamo, l'annullamento, diciamo, la riduzione dei trasporti abbia portato a un beneficio ambientale. Questo non è il solo, ovviamente, a cui che bisogna traguardare, non è solo quello dei trasporti terrestri, ma anche quello dei trasporti marittimi. Nella immagine in basso, nel riquadro, vedete quali sono le rotte principali, a livello commerciale, anche crocieristico, nel Mediterraneo e non solo, e quanto biossido di azoto è presente anche semplicemente come traccia di queste navi. Quindi il problema principale di questo elemento chimico, e non solo di questo, ma ancora più pericoloso, è l'anidride solforosa, che viene ancora di più, diciamo così, trattata dalle navi, in quanto utilizzano oli combustibili pesanti e non soltanto combustibili raffinati. Tutto questo viene ad essere molto calmierato dalla presenza del metano, dall'impiego del metano. Andando avanti, abbiamo infatti una slide che ci mostra sostanzialmente quali sono le tecnologie al momento in essere
per risolvere un po' il problema ambientale sul settore dei trasporti. Qui vediamo che, senza andare nel dettaglio, sicuramente l'elettrico resterà, un po' il mezzo di trasporto del futuro, ed è quello più pulito se non si tiene conto del fatto che comunque l'energia elettrica viene generata da centrali. Teoricamente la cosa può essere sorpassata dalla generazione di energia elettrica da energie rinnovabili. Ma il metano nella sua forma compressa, quindi bio-CNG o bio-LNG, ancora di più derivato da matrice agricola, rappresenta un elemento carbon neutral, quindi di neutralità da un punto di vista di CO2, e che offre enormi vantaggi a livello di emissioni. Qui vedete il dato di Iveco, è che i camion alimentati a metano possono arrivare ad una riduzione del 95% di CO2. Considerando appunto il fatto che è una CO2 recuperata da matrici agricole, ma ad ogni modo abbattono fortemente il biossido di azoto e soprattutto al 99% il particolato, che è fonte di gravi problemi, soprattutto è un elemento cancerogeno. In più questo è sostenibile, nel senso che il costo totale di esercizio, il cosiddetto TCO, è piuttosto competitivo. Andando avanti, ovviamente questo discorso fatto sui camion è ancora più vero sulle flotte navali. Andando avanti, in questa slide vedete sostanzialmente come viene a generarsi il metano nella forma compressa o liquida, soprattutto da matrici agricole. Si parte da reflui della zootecnia o di scarti agricoli, oppure del famoso forso, la frazione organica del rifiuto solido urbano, l'umido che molto diligentemente raccogliamo e differenziamo. Questo viene fatto, diciamo, elaborare da dei batteri anaerobici in grossi digestori che poi producono biogas. Finora il biogas è stato oggetto di un incentivo in quanto molti imprenditori agricoli potevano fare della cogenerazione e raccogliere, diciamo, non solo i frutti della vendita dell'energia elettrica, ma anche degli incentivi in virtù di questa attività. Questi incentivi scadranno a breve, nel 2024, si calcola che saranno almeno 2.000 impianti che non saranno più incentivati. Bene, tutti questi impianti, o buona parte di questi, avendo una portata non sempre stabile, possono essere invece utilizzati per produrre biometano attraverso un processo di upgrading e successivamente bio-LNG attraverso un sistema di liquefazione. In questa slide sono un po' rappresentate due aziende del gruppo Rosetti Marino, che è da sempre impegnata a mantenersi giovane, diciamo, nonostante gli oltre 100 anni di attività, ed è anche impegnata nella transizione energetica. La Green Methane, che è un'azienda di recente acquisizione, è un'azienda che ha sviluppato una tecnologia con carbonati di potassio, che è un po' leader a livello tecnico per la percentuale di purezza di metano all'interno dello stream del flusso, diciamo, di biogas lavorato, e soprattutto per quanto riguarda anche i costi operativi. E la Forest, invece, che è una società che lavora da oltre 30 anni nell'impiantistica di chimico, oil and gas e petrolchimico, avendo installato diversi skid di tipologie simili a questa che al momento proponiamo sul mercato, e rappresenta appunto un po' quello che fa l'impiantistica nei package tecnologici più in voga, legati al trattamento del biogas. Se andiamo avanti, quello che vediamo è un altro aspetto interessante dell'economia circolare. Quello che vi ho mostrato prima sostanzialmente è un discorso di partiamo da una matrice agricola o da scarti che comunque produrranno del metano, anche se non venissero utilizzati. Noi attraverso quei sistemi che ho descritto sopra riusciamo poi a recuperare questo metano e a dargli un impiego molto più dignitoso nel settore dei trasporti, che risolve i problemi ambientali prima descritti e non viene essenzialmente sprecato. Ma c'è anche un altro modo, perché siamo partiti dal metano, ma dal metano possiamo anche tornare, nel senso che nella generazione di metano sintetico ottenuto dalla combinazione da idrogeno e anidride carbonica, magari proprio recuperata da quei processi di upgrading di cui vi vado a dettagliare dopo un elemento. Sostanzialmente quello che possiamo fare è recuperare la CO2, recuperare l'energia prodotta sia da fonti instabili, spesso le rinnovabili hanno il grande pregio appunto di essere green come tecnologie, ma di fatto sono difficilmente, diciamo così, hanno una difficile stabilità che spesso deve essere integrata da delle batterie. Il limite delle batterie è soprattutto capacitivo,
Il metano può rappresentare quell'elemento di buffering, quindi una sorta di stoccaggio dell'energia, che poi può essere adoperata, grazie alla sua versatilità, in diversi altri modi, in momenti successivi, al momento in cui si genera o la discontinuità, il peak shaving famoso, quindi un eccesso di energia elettrica, o di altra natura. Il peak shaving chiaramente non è legato soltanto alle energie rinnovabili, ma anche alle grandi centrali termoelettriche, che spesso sono costrette a diciamo, spegnere le proprie macchine, perché la rete non è in grado più di accogliere quell'energia prodotta quando la domanda non è più, non la sostiene più. Ecco, con questo sistema, una centrale che lavora meglio, lavora in maniera più ottimizzata, se mantiene una certa continuità operativa, chiaramente può mantenere la sua operatività e noi possiamo beneficiare di questo buffering. Andando avanti, vi do ecco il dettaglio che vi ho promesso sul discorso delle tecnologie dell'impiantistica. L'upgrading sostanzialmente è una concentrazione di quel biogas prodotto dalle matrici agricole, diciamo, dal lavoro dei batteri anaerobici, per produrre una concentrazione più alta di metano, eliminando quelli che sono gli agenti indesiderati, come la CO2, l'acqua, il solfato di idrogeno e così via. Le tecnologie attualmente impiegate sono quelle dei setacci molecolari, quella più ampiamente diffusa. Poi c'è il lavaggio chimico, l'esempio era quello che vi facevo dell'agrimetan con una tecnologia a carbonati di potassio, e poi le membrane, anche queste ampiamente, diciamo, diffuse e che rappresentano, che hanno anche loro un grande potenziale di sviluppo. Sull'aspetto invece di liquefazione ci possono essere dei cicli aperti con gas criogenici, quindi banalmente l'apporto di azoto liquido per abbassare molto le temperature, e questo è un impiego che trova largo uso soprattutto per grandi portate. Mentre diciamo sull'aspetto delle portate che vi dicevo prima, di quegli impianti che termineranno gli incentivi e sono più legati al mercato agricolo, si usano più cicli a mixed refrigerant cosiddetti o dei cicli chiusi ad espansione, dove il metano è l'unico fluido evolvente. Infine ci sono anche dei cicli integrati di upgrading e diciamo liquefazione criogenica. Andando avanti, quello che volevo, diciamo, quello che per noi è un punto centrale per chi lavora nell'impiantistica è che tutte queste tecnologie lavorano bene se sono sostenute anche da un controllo e da un attento esame di tutti quelli che sono i cascami energetici. Il mercato è un mercato, diciamo, non molto maturo da un punto di vista di impiantistica, sono spesso soluzioni anche brevettate, come vi dicevo, quelle che si sono affacciate al momento come impiego, ma è molto maturo a livello di costi. Si tiene molta attenzione a quelli che sono sia i costi iniziali dell'investimento, sia quelli operativi. Quindi è cruciale, diciamo, mantenere bassi entrambi, mantenere alto, diciamo, il valore di sostenibilità per tutti gli stakeholder coinvolti, che possono essere le municipalità nel raccoglimento dei loro, diciamo, del loro fossu, gli imprenditori agricoli e l'impiantistica. Il problema è che al momento gli incentivi, che pure ci sono e sono forti, vedete la curva verde sostanzialmente, indipendentemente dalle tecnologie impiegate, dimostra che, insomma, nell'arco dei 5 anni si ottiene un recupero degli investimenti e anche, diciamo, un profitto rispetto ai costi operativi. Questo accade anche grazie agli incentivi che saranno disponibili per diversi anni. Una vita media di un impianto è tra i 15 e i 20 anni, e diciamo questo sicuramente garantisce un vantaggio nei soggetti che vogliono affacciarsi a questo, diciamo, mercato, ma al momento gli incentivi sono soprattutto spostati verso chi ha la distribuzione, quindi chi distribuisce e vende l'NG prende anche questo consistente contributo, mentre invece imprenditori agricoli e impiantistici sono un po' schiacciati all'interno di questa catena del valore e sostanzialmente sono un po' portati a fare qualcosa che non erano prima, diciamo così, avvezzi a fare. Quindi gli imprenditori agricoli devono cercare di consorziarsi con dei soggetti distributori, e anche gli impiantisti devono cercare di fare più il lavoro, diciamo, di turnkey provider o di service provider. Credo di essere andato già un po' lungo, quindi mi fermo qui per dare modo a tutti poi di fare ulteriori considerazioni. Ma giusto un tantinello lungo, però chiarissimo, un'esposizione molto molto interessante, Grazie. almeno per me, sufficientemente profano, diciamo. E darei adesso la parola a Davide Usberti, allora. Vai, Davide.
Per una cattiva qualità del video, ma non ci è mai capitato dall'inizio del Covid. Abbiamo il sistema di comunicazione di Milano in crisi oggi pomeriggio. Sono collegato da un piccolo PC della grandezza di un francobollo, quindi chiedo Ma scusa. ci sentiamo perfettamente, Ho vai. il PC in ufficio. No, brevemente, intanto mi sono un momentino documentato sul tema specifico e devo dire che più che un intervento avrei quasi domande a Fabio Nardone, ma un po' mi sono documentato perché credo che questo segmento che il gruppo Rosetti sta studiando, non ho azioni del gruppo Rosetti, quindi lo dico extra moenia, sia proprio un segnale dell'estrema vivacità del segmento imprenditoriale dell'energia italiano. E devo dire anche, così con soluzioni, divido un momento l'intervento specifico e poi un intervento un pochino più generale, sperando di stare nei tempi. Per quanto riguarda il biogas, un approccio assolutamente positivo e assolutamente rientrante nelle tendenze energetiche e climatiche attuali, anche con problemi, come ha detto Nardone, ma veramente estremamente positivo. E su questo credo che l'Italia veramente sia antesignana, perché io ho fatto un poco di ricerca per prepararmi a questo webinar del riutilizzo in liquefazione del biogas. Non mi sembra che ci sia un'enormità di casistiche al mondo. Mi sono poi anche un momentino interessato, lo dico così per tutti gli altri gruppi che possono vedere e valutare questa attività, anche al mercato. Quello navale è ovviamente un segmento un po' più compresso, ricordo anche altri gruppi che avevano studiato la tematica. Mi sembra che abbia anche un po' di risvolti connessi appunto alla conversione, alla modernizzazione del parco nautico, diciamo così, nel senso che l'LNG si presta, mi sembra, facendo un intervento sintetico e solo divulgativo, quindi sicuramente meno competente di quello di Nardone, si presti a navi di nuova realizzazione. Un po' più complesso pare che sia per la conversione di navi preesistenti con questo nuovo sistema di alimentazioni, soprattutto se non recenti. È anche vero, devo dire, che, questo lo dico anche come stimolo all'investimento e all'imprenditorialità, io penso che in aree portuali sensibili, faccio un esempio di Venezia che tutti conosciamo e che ha l'esempio delle mega navi da crociera che oggi usano l'LNG, no? Le ultime varate usano l'LNG. Ecco, io penso che in aree portuali sensibili verrà quasi un obbligo, cioè non vedo più i motori tradizionali in certe aree, quindi anche questo creerà mercato per l'energia oltre che per il naviglio di trasporto. Mi sono interessato abbastanza anche alle formule a terra e lo dico in termini meno tecnici e più divulgativi di Nardone anche qui. Mi sembra che l'Italia abbia fatto un grosso passo avanti in termini di punti di rifornimento per flotte di trasporto pesante a LNG, con un nodo però mi sembra tipicamente italiano, quindi sto tra virgolette coniugando in termini più di mercato l'intervento di Nardone, con un nodo però che un pochettino credo si riporti a certe matrici del nostro paese, con un nodo abbastanza particolare sul rifornimento, nel senso che mi sembra che per molte stazioni che non hanno accesso diretto al metano liquido, le alternative siano o liquefarlo recependolo dalla rete, ma con un processo dalla rete SNAM, ma con un processo abbastanza inefficiente, o che il principale centro di rifornimento sia rappresentato da Foss, cioè dal solito mega centro del sud della Francia della liquefazione del gas. Ecco, quindi anche qui il sistema italiano ha dei nodi. Mi sembra che ancora il rifornimento via gomma sia Foss fondamentalmente, o comunque quello più utilizzato. Non so se per questioni di prezzi o di tecnologia, perché mi sono affacciato proprio in vista di questo webinar alla materia e mi è molto incuriosito, devo dire, anche perché il nostro gruppo solo per un caso non è entrato nel gas metano compresso molti anni fa, e preparandomi per questo seminario, anche perché il metano liquido per le stazioni stradali rappresenta anche una naturale evoluzione in definitiva del metano compresso, sia pure sul segmento veicoli pesanti. Ecco, quindi il tema mi ha decisamente incuriosito. Passando a un'ottica un pochettino più generale,
Ecco, mi è anche piaciuto e incuriosito per un motivo da imprenditore operante nell'upstream e nel downstream del settore. Credo che in questo momento, nonostante l'Italia come fa bisogno di gas naturale, che con tutte le, seppure con tutte le evoluzioni per quanto riguarda il gas naturale, appunto, resterà estremamente intenso per molti decenni, forse questo sia anche uno dei non tantissimi segmenti del gas naturale apprezzato e spendibile, perché in un momento sanitario ed economico come questo credo che sia assolutamente necessario rilanciare l'importanza di, per quanto possiamo fare in termini ambientalmente, non dico non solo accettabili, ma ambientalmente condivisi da tutti gli stakeholder, ecco, anche utilizzare la parte pregiata come il gas naturale della produzione nazionale, credo che rientri assolutamente nelle esigenze e nell'interesse del paese. Quindi è un tema non solo interessante, ma credo anche molto ben spendibile e utile, e in cui l'industria italiana ancora una volta penso che manifesti un grosso segno di intraprendenza e di iniziativa con questo progetto, soprattutto sul lato biogas, che credo sia veramente un approccio che crea valore aggiunto su questo tema, soprattutto in termini ambientali. Grazie. Davide, e a questo punto ci libriamo con Massimo Nicolazzi, che è una generale delle problematiche che stiamo discutendo. Posso dire una cosa prima? Io sono sempre abbastanza, scusatemi, lo dico, perché sono abbastanza stupefatto dal fatto che noi abbiamo un seguito crescente, diciamo, di ascoltatori, di persone che ci seguono. No, sono molto contento, diciamo, anche in questo talk, che poi è un talk anche piuttosto specifico, molto, però insomma siete in tanti a seguirci, e niente, vi ringrazio, tutto qua, sono contento. Do la parola a Nicolazzi. Data di notizie, ci siamo collegati che Biden aveva appena dichiarato che Putin era un assassino, e mentre eravamo in collegamento hanno assolto Descalzi. Siamo due notizie, ci siamo giocati due notizie di punta. Hai ragione. Vai, Massimo. Credo che da una certa angolazione tutto sia stato detto prima che scenda in campo io, no? Quindi bene o male mi faccio due osservazioni, se volete, sul fossile e non sul bio, e su quelli che possono essere una serie di problemi e temi con cui ci scontreremo da domani e che magari hanno anche una ricaduta sul micro. Il mercato del fossile sta diventando sempre di più un mercato di GNL. Siamo bene o male sopra il 40% degli scambi internazionali, più del 50% è ancora pipeline, ma il resto sta diventando GNL, e il GNL dovrebbe poter sorpassare il pipe nel giro dei prossimi 5-8 anni. Questo si innesca in un mercato, quello del gas, che è ancora essenzialmente un mercato macro-regionale. Bene o male, gli oneri di logistica e soprattutto di trasporto incidono sul GNL, quelli di trasporto, fino all'8-10% del valore del carico, mentre per il petrolio sono irrilevanti, il che significa che il petrolio ha un mercato mondiale. Strutturalmente il gas non ha prezzi omogenei sul mercato internazionale nelle varie macro regioni in cui il mondo si suddivide. E questa cosa ha portato negli anni scorsi a delle differenze regionali di prezzo assolutamente clamorose. C'era lo shale che quotava sotto i $4 per milione di BTU, in Europa costava 12, in Giappone e in Asia era arrivato a costare 24-25. Ma parlo di GNL perché il GNL ha cambiato il mercato
su almeno due direttrici. Da un lato l'ha reso più liquido, è venuto meno il vincolo di destinazione, la nave va dove il prezzo la porta. Secondo, il GNL è diventato il price maker, quello che bene o male fissa il prezzo sui singoli mercati regionali. Questo in termini di volatilità del prezzo e di montagne russe ha conseguenze non di poco conto. Noi abbiamo avuto nel giro di un anno due fenomeni opposti, l'estrema depressione, chiamiamola così, da lockdown, e dall'altro lato il record di freddo, un anno dopo, cioè sull'inverno di quest'anno, il record di freddo in Asia, in una situazione nella quale c'erano pure qualche problema col canale di Panama e qualche problema a trovare navi gasiere. Risultato: siamo passati nel giro di un anno da un prezzo che è stato quasi negativo a marzo del 2020, se n'è andato, vi ho detto prima, l'asiatico costava 24, parlo del 2013-2014, l'americano costava 4. In lockdown il prezzo sul mercato asiatico è andato per la prima volta nella storia sotto il prezzo americano, seppure per pochi giorni. Quindi eravamo intorno ai 3 dollari per milione di BTU in Giappone e in Cina. Siamo arrivati nel giro di un anno all'estremo opposto, cioè abbiamo superato per alcuni giorni i 30 dollari per milione di BTU. Allora, l'effetto del GNL sul mercato è che lo rende più liquido, ma che rende anche il prezzo estremamente, da questo punto di vista, più volatile. Il gas e la decarbonizzazione, che mi sembra essere l'elemento su cui sul bio sono stato ampiamente anticipato. Allora, qui ci sono due cose di cui dobbiamo tenere il conto. Voi vi ricordate, fino a uno o due anni fa il gas era santo e benedetto perché era l'angelo della transizione energetica, l'idrocarburo che emetteva di meno e che quindi poteva tenere botta mentre si pensava al resto. Anche in concomitanza con un innamoramento non completamente giustificato per la scoperta dell'idrogeno, che è un po' una sorta di versione energetica della scoperta dell'acqua calda, improvvisamente ci si è accorti che il metano emette, per carità, emette grosso modo a parità di generazione nell'elettrico la metà del carbone e emette un terzo in meno della generazione a petrolio, però emette, e stiamo scoprendo che magari a ciclo intero emette parecchio, perché abbiamo degli studi recenti che ci dicono che lo shale perde un 2% in atmosfera in fase di inizio produzione, che è tantissima roba, se ci pensate. Dentro tutto questo abbiamo fondamentalmente delle politiche di decarbonizzazione che ancora lo utilizzano, ma tanto per essere chiari che per poterlo utilizzare devono in qualche modo incorporare esternalità nel prezzo del diesel che vi concorre. Se io penso a Marpol e penso alle navi, penso ad una situazione in cui c'è voluto un divieto per cambiare la motorizzazione. Divieto di emissioni di zolfo vuol dire non puoi più usare olio combustibile, perché siamo tutti felici, ma vuole anche dire che aumenta il costo unitario del trasporto, perché comunque vai con carburanti o motorizzazioni più care. Trasporto su gomma. Qui ci abbiamo ancora moltissimo da fare. Ricordiamoci che in Europa abbiamo circa 15.000 heavy trucks che vanno
a GNL in Cina ne hanno già 450.000 e ci hanno anche 100.000 autobus, perché i cinesi, a differenza nostra, hanno scoperto che un autobus a GNL costa un pacco meno di un autobus elettrico, cosa che da noi non sembra essere pienamente condivisa. Però anche lì, attenzione, sento parlare di TCO, cioè di total cost. Teniamo presente che in Europa l'heavy truck a GNL ha un total cost of ownership già più basso di quello del diesel, ma solo perché gode di una fiscalità più favorevole. Market to market, è solo ai prezzi americani che questa roba qui funziona. Chiudo con una battuta veloce. Io credo molto allo sviluppo del bio, anche lì però, come vedete, la transizione costa, nel senso che si nutre di incentivi che vanno in, che in qualche modo sono intervento pubblico di sostegno, così come ho detto sul traffico pesante si vale di condizioni di fiscalità di favore. Come sempre, quando si parla di transizione energetica è inutile andare a cercare il mercato, il tema è che col mercato non vai da nessuna parte, hai un tema di regulation essenzialmente. Credo che il bio abbia una bella partita da giocare dentro questo paese, credo che ci sia un potenziale di miglioramento di tecnologia molto sensibile, però stiamo parlando di una parte dell'energia e del gas di cui abbiamo bisogno. La produzione di bio da un lato ha una bassa densità di potenza, cioè richiede molto spazio in termini di materia prima. Se volessimo fare un 100% di motorizzazione da bio dovremmo coltivare 3 pianeti probabilmente. Seconda cosa, io proprio per questo, quando sento parlare di bio, voglio essere sicuro che sia un bio circolare e non da coltura agricola, ma da recupero di rifiuti. Spero di non aver sforato, Claudio. Fantastico, no, grazie. Affatto, non hai sforato, interessantissimo come sempre. Dunque, io invito chi ci segue a formulare domande, che io poi giro ai nostri ospiti. Una prima domanda la fa Giuseppe Billè. È stata fatta una valutazione costi-benefici per gas naturale liquefatto più cattura e sequestro carbonio in termini di decarbonizzazione? O chi la risposta? Di voi tre? Nardone? Vai Fabio. Microfono a Fabio. Sì, eccomi. Niente, allora, quello che è un po' emerso da come avevo, diciamo, declinato nella slide è che se l'LNG viene prodotto nella maniera come descritta e l'anidride carbonica viene prelevata come scarto da quel processo e l'energia elettrica che si impiega per produrre l'idrogeno, che reagirà con questa CO2 per produrre il metano sintetico, effettivamente viene prodotta da fonti rinnovabili o da peak shaving, sicuramente non c'è dubbio che è un processo a bilancia positivo. Chiaramente non abbiamo inventato il moto perpetuo né contravveniamo leggi della termodinamica, per cui è chiaro che devono realizzarsi queste condizioni, altrimenti è chiaro che può essere molto più complicato rendere sostenibile la metanazione. La metanazione accade e diventa interessante proprio perché ci sono queste esigenze di mercato e queste esigenze impiantistiche che possono essere superate attraverso il modo che ho prima descritto sostanzialmente, e aiuta sicuramente a recuperare appunto questa CO2 che potrebbe essere destinata anche ad altri usi.
Un altro esempio che posso fare all'interno dell'economia circolare è che la CO2 prodotta attraverso la separazione dal metano, attraverso upgrading o polishing, sostanzialmente può avere una purezza adeguata per entrare nel mercato alimentare. Quindi sostanzialmente con un food grade può essere utilizzata poi da società come, non voglio fare nomi, ma quelli che producono bevande gassate, possono tranquillamente approvvigionarsi da questa molecola. Quindi l'imprenditore agricolo può avere un ulteriore valore aggiunto dal creare un impianto come quello descritto, dove da, diciamo, come si diceva una volta, contadino, è in grado di ottimizzare tutte le risorse, non butta niente e riesce a tirare valore da tutto. Grazie. Dunque, prego. Non abbiamo altre domande. Io allora a questo punto chiederei due brevi repliche a Davide Usberti e a Massimo Nicolazzi, e poi ci salutiamo. Quindi, Davide, a te. Dibattendo spesso con lui anche in altre sedi, riprendo un po' con l'intervento di Massimo, direi soprattutto nell'ottica italiana, a livello di incentivi, ecco, nel senso che è vero, i progetti mi sembrano che siano incentivati in linea capitale, però tendenzialmente se la successiva gestione lascia margini economici, mi sembra che alla fine sia l'intervento più sano, ecco, rispetto a interventi invece di sussidio tariffario, senza entrare in una questione italiana annosa, nel senso che mi sembra per questo tipo di iniziative, per il mio primo approfondimento, appunto, che l'incentivo sia per la realizzazione degli impianti, però è chiaro che se è abbattuto il costo del capitale, comunque la redditività successivamente con un minore investimento, con minori capex, deve essere sufficiente. Tutto sommato è una condizione forse più tutelante, ecco, rispetto a incentivi sul conto economico, fondamentalmente, ecco, su una tariffa o comunque su una revenues. Quindi nell'ambito degli incentivi lo vedo un incentivo relativamente sano. Quindi faccio io una domanda a Massimo Nicolazzi o a Nardone se condividono questo approccio. Perfetto, allora Fabio, a te e poi Massimo conclude. No, sì, assolutamente sì. Tra l'altro poi mentre parlava Usberti mi veniva in mente un'altra cosa anche che ha detto prima, cioè questo metano per me, parafrasando un po' quello che diceva prima, è quello derivante da bio, è un metano made in Italy. Voi immaginate che i reflui di allevamento vengono prodotti, non so, dagli allevamenti di bufale in Campania o dalle vacche reggiane che producono il parmigiano. Quindi è un po' un made in Italy biogas, che poi è anche un made in Italy di impiantistica che può essere poi esportata all'estero, quindi è molto opportuno, diciamo, creare queste sinergie e creare questo sistema a 360 gradi. Grazie. Massimo, a te la replica. Allora, in termini generali, qualunque cosa tu metti in tariffa, vedi oggi il 20% che paghi sulla tua bolletta come corrispettivo della feed-in tariff dei rinnovabilisti, qualunque cosa tu metti in bolletta ha un potenziale analogo a quello di una tassazione regressiva, nel senso che più tu sei al limite del come dire, povertà energetica, più la tua domanda diventa inelastica. Non puoi prendere meno gas senza schiattare l'inverno. Quindi, da questo punto di vista, politicamente, qualunque intervento tariffario dovrebbe accompagnarsi in qualche modo a un intervento riequilibratore, ridare indietro i soldi alla gente in maniera progressiva dopo esserseli presi in maniera regressiva. Posso essere d'accordo che da questo punto di vista altri meccanismi di incentivazione, come ne accennava Davide, possano avere una maggiore trasparenza e un minor potenziale di diseguaglianza, anche perché bene o male sono soldi presi dalla tassazione generale che è progressiva per definizione e quindi vengono rimessi in investimenti senza avere
perciò un potenziale di aggravamento di squilibri economici o sociali. Detto questo, poi voi sapete, io sono molto attento ai costi della transizione, nel senso che la vorrei domani mattina, ma il mio problema è sempre chi la paga. E d'altro lato, devo dire che il meccanismo tariffario è probabilmente, da un certo punto di vista, l'unico meccanismo che ti consente grandi opere e grandi interventi infrastrutturali. Nel senso che è quello che consente a Terna e consente a Snam Rete Gas di andare a fare leva per investimenti ai costi del denaro più bassi di tutto il settore energetico, che fondamentalmente quindi vuole dire recupero su tariffa e molta leva all'inizio. Mi sembra difficile fare un grande infrastrutturale fuori tariffa da questo punto di vista. Ripeto, il problema è come ridare indietro i soldi in un altro modo. Dall'altro mi sembra che il taglio aiuto all'investimento e quant'altro si accompagni più facilmente a interventi di taglia minore e di recupero in un minore numero di annualità. Ultima battuta, perché ho visto che Billet parla di costi-benefici in termini di decarbonizzazione. Io credo che noi dobbiamo parlare di costi relativamente all'alternativa dell'analogo. Mi spiego. Oggi noi in generazione elettrica, per reggere l'intermittenza, ci siamo inventati in Europa il mercato della capacità, cioè della messa a disposizione di energia nella maggior parte dei casi fossile. Dovremmo riuscire a imparare a comparare i costi del mercato della capacità con i costi delle tecniche di accumulo per cercare di capire non solo quale inquina di più, ma anche quale costa meno. Grazie. Scusa. Grazie a te e a tutti voi. Mi pare che abbiamo detto tanto, diciamo, sull'argomento, abbiamo impiegato il tempo giusto. A questo punto vi ricordo che il prossimo Talk for Energy noi lo avremo il 31 marzo, sempre alla stessa ora. L'argomento sarà, diciamo, frizzantello anche in quel caso, per altre ragioni, nel senso che parliamo di scorie nucleari e del loro relativo stoccaggio. È un tema, diciamo, molto 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 caldo, molto politicamente anche pregnante, direi. E quindi vi ringrazio ancora e ai prossimi appuntamenti. Grazie a Nicolazzo, Sberti e Merdone. E a tutti voi. Grazie a te, grazie a tutti. Buonasera, arrivederci.